Bene, allora ero rimasto a, come dire, la cultura dei guanci, la loro origine, no? E allora, da quel che risulta, dal punto di vista razziale, sembrerebbero essere stati un gruppo di, cioè discendere da un gruppo di nordafricani di razza Cro-Magnon, probabilmente provenienti dal Marocco, che è lì a poca distanza, ancora appunto 2500 anni fa, quando l'invasione araba non aveva ancora modificato i caratteri e la cultura tipica del Nord Africa. Cioè, da quel che risulta essere, appunto prima dell'invasione araba, la cultura e la popolazione, la lingua era completamente diversa. E infatti, le popolazioni, del Nord Africa parlavano dei linguaggi camitici e non semitici. Forse voi saprete che, come dire, le famiglie linguistiche dei popoli di razza di tipo razziale europoide, diciamo, no? Perché le razze non esistono, scientificamente non esistono le razze umane, esistono semplicemente dei gruppi genetici che hanno delle similarità fra di loro, no? Ma che non sono rilevanti per stabilire le differenze fra i popoli, nel senso che la differenza fra genetica fra me e un africano, mettiamo, non è tanto superiore da quella che ho dal mio vicino, no? Semplicemente abbiamo dei fenotipi diversi, no? Perché per tutta una serie di motivi geografici potremmo dire più, cioè di discendenza, però le razze di per sé non esistono, non esistono varianti definite, cioè se vado un po' più lontano troverò un genoma un po' diverso in un'altra regione, se vado ancora più lontano ne trovo un altro ancora un po' diverso, però magari posso trovare una similarità genetica in popolazioni che hanno un aspetto completamente diverso dal mio, però esiste una parentela genetica magari superiore a quella che ho con il popolo a me vicino, cioè mettiamo che so con i croati, cioè posso trovare più genomi in comune con Umaya magari che con un croato, potremmo avere dei cromosomi in comune, almeno a sentire quello che dicono certi genetisti. Allora, fatta la parentesi, no, geneticamente sono nordafricani, culturalmente pure i guanci erano nordafricani. Perché appunto con la conoscenza maggiore delle lingue che si ha oggigiorno, le popolazioni del Nord Africa parlano ancora adesso lingue camitiche. Come dicevo, la famiglia, le varie famiglie dei popoli di tipo razziale europoide sono fra di loro imparentate, cioè le lingue indoeuropee sono imparentate con le lingue semitiche e con le lingue camitiche. Poi ci sono altre famiglie, come per esempio quella uralo-altaica. Io non è che conosca approfonditamente tutte le varie famiglie linguistiche, ce ne sono tante, ecco. Ma comunque le tre principali, le più note, diciamo, famiglie di popoli, i popoli europoidi sono appunto indoeuropei, che una volta venivano chiamati anche giapeti, semiti e camiti. I nomi derivano dai tre figli, tre mitici figli del mitico Noè, no? Perché la Bibbia,
in pratica, quando parla della discendenza dei popoli da Noè, dato che per la Bibbia tutti i popoli della terra discendono da Noè, essendo stato l'unico superstite assieme alla sua famiglia, no? Lui aveva 3 figli, allora Sem, Cam e Jafet. Da Sem, il primogenito, sarebbero nati tutti i popoli semiti e quindi gli ebrei. Da Jafet sarebbero discesi tutti i popoli indoeuropei e da Cam, figlio reietto perché aveva visto il padre nudo ubriaco, un episodio piuttosto equivoco e ambiguo, su cui spero un giorno, magari parlando della Bibbia, di ritornare. Da lì sarebbero discesi tutti i popoli camitici, che sono popolazioni appunto sia del Nord Africa che di altre regioni dell'Africa. Poi non so se esistono popoli camitici anche in Asia, però preferibilmente è l'Africa. Così, mentre per i camiti sarebbero per lo più originari dell'Asia, gli indoeuropei dell'Europa, i popoli camitici sarebbero più che altro originari dell'Africa, per lo più la parte settentrionale e diciamo centro-orientale, no? Nord-est dell'Africa. Di conseguenza anche per esempio gli egiziani venivano, adesso non so se ancora così, venivano classificati come camiti. Allora, i popoli del Nord Africa, popoli camitici appunto, avevano una lingua appunto completamente diversa dall'arabo e anche dalle lingue europee, facevano una famiglia a sé stante e venivano chiamati dispregiativamente dagli invasori arabi popoli berberi, che è che deriva, come dice il nome, da barbaro, no? Ecco, perché venivano considerati un popolo straniero e barbaro. Uno dirà, ma sti eribi erano beresi, che dicevano, anziché barbari dicevano berberi, non lo so, le vocali sono le prime a cambiare, ancora prima delle consonanti. Allora, comunque questi popoli considerati appunto inferiori dagli arabi e che hanno sempre finito col venire emarginati dalla storia, perché prima subendo il dominio la prevaricazione, diciamo, di culture più sviluppate come quella greca, che aveva anch'essa colonie nel Nord Africa e soprattutto le colonie fenicie come Cartagine, no? Cirene, città greca, era in Libia, sulle coste libiche, e Cartagine sulle coste tunisine, e in seguito poi anche l'invasione degli dei romani, che però penetrarono fino a un certo punto nel Nord Africa. E queste popolazioni sono rimaste sempre un po' fuori del grande teatro storico delle grandi civiltà. Che la cosa sembra un poco strana, no? Perché uno dice, effettivamente dice, com'è che le altre coste del Mediterraneo sono state teatro di grandi civiltà, mentre le coste del Nord Africa, appunto, dalla Libia fino al Marocco, no, non in modo particolare. Effettivamente è un po' strano, perché uno dice, ma perché erano più aride? No, non è affatto così, perché un tempo le coste africane erano molto più verdi e fertili di quanto lo sono adesso, e poi non è che siano proprio così tutte aride. Se voi andate sulle montagne dell'Algeria e del Marocco troverete foreste verdi, anche là,
quindi non è che sia poi tutto sto gran deserto, ma comunque a quel tempo il clima era diverso e c'era molto più verde. E comunque queste popolazioni chiamavano lo stesso Amazic, scritto in questo modo. Il solito problema, Amazic, vedete? Al di sotto ho scritto il nome della lingua berbera che si scrive appunto Tamazight, e sotto ancora il plurale di Amazic, i Maziken, cioè al plurale non bisogna dire gli Amazic ma gli Maziken. Non so come si pronunciano, immagino che sia molto difficile ricordarsi. Gli insulo Amazic sono, non sono altro che i guanci, cioè alla fine i guanci sono stati classificati come insulo Amazic, cioè il popolo di Amazic che vivevano sulle isole e che in pratica sono quelli che hanno conservato i caratteri originari più di tutti gli altri fino appunto alla fine del Medioevo, e purtroppo a contatto con la cultura spagnola la cultura guanche si è letteralmente estinta, perché sappiamo che razza di figli di buona donna erano gli spagnoli e tutti i colonizzatori, certo, sono stati dei figli di buona donna, ma in particolar modo gli spagnoli che hanno cancellato intere civiltà, intere culture, molto più che per esempio come possono aver fatto i francesi, che bene o male non mi risulta abbiano distrutto nessuna grande civiltà. Ecco, quindi alla fine insomma si è potuto classificare questa popolazione. Ora, attualmente la cultura Amazigh esiste ancora, la lingua Tamazight viene ancora parlata, viene chiamata lingua berbera. E sono molto di più di quello che si pensava. Io quando ero ragazzo credevo che la lingua berbera venisse parlata solo sulle cime dei monti dell'Atlante o giù di lì. Poi invece, siccome io ho alcuni colleghi marocchini, di cui a dire vero purtroppo due si sono licenziati di recente, causa i continui maltrattamenti che noi operai subiamo in fabbrica. Qualcuno farà qualche commento dicendo ecco sti marocchini appena non vengono trattati nel modo giusto se ne vanno, se si licenziano così vuol dire che hanno delle risorse. Calma ragazzi, vi assicuro che il modo in cui gli operai vengono trattati oggigiorno in Italia è veramente pessimo. Certo, probabilmente loro hanno la risorsa di potersene andare da qualche altra parte, loro infatti possono tornare al paese loro o andarsene in un altro paese ancora, come stiamo facendo noi italiani molto spesso. Piccola parentesi sociologica, di queste cose vedremo di fare un ciclo più in avanti, dei problemi politici dell'Italia. Non mi sento ancora pronto per farlo. Comunque, questi tre colleghi marocchini erano tutti e tre i Mazigen, cioè tutti e tre berberi. E mi hanno detto che non è affatto una lingua minoritaria nel Marocco, cioè nel Nord Africa, sia in Marocco ma anche in altri paesi del Nord Africa come l'Algeria e la Tunisia, per esempio, c'è una regione che adesso purtroppo non mi ricordo il nome, qualcosa come Kabiria, ma sto dicendo delle scemenze, in Algeria, dove parlano ancora il berbero, lingue berbere, perché sono diversi linguaggi della stessa famiglia, ma sembra a sentire loro che la maggior parte dei marocchini parlano ancora l'amazigh. Solo che appunto questa cultura è stata così maltrattata per secoli interi che solo adesso c'è un movimento di ripresa di questa cultura.
e di autonomismo. E purtroppo sono costretto a staccare anche stavolta. Arrivederci.